È solo un messaggio che vi voglio dare alla fine di questa giornata, delle cose che abbiamo letto. Peraltro è appena arrivata un'agenzia che Pisapia, in cui Pisapia attacca Andrea Orlando dicendo che non ha avuto coraggio, per cui dopo facciamo un minuto di raccoglimento, perché non è che... No, erano tipo 6 o 7 mesi che aspettavamo un cenno. Quindi ci sono anche delle buone notizie e io vorrei proprio insistere su un punto. Io prima scherzavo sui Minion, però noi non siamo replicanti. La squadra che avete visto oggi non c'era prima. È nata nel lavoro che abbiamo fatto insieme. Non c'è nessuno che è mio amico da quando ero al liceo o che vive nel comune di fianco. L'unico che conosco da un po' di anni è Cavalli, però insomma, esprimetegli solidarietà. Abbiamo fatto belle battaglie insieme. Per dire che c'è una politica sana, basata sul fatto che parlano quelli che hanno lavorato, che hanno studiato, che hanno speso del tempo per il bene di tutti. Questa è anche una buona idea per pensare alle candidature, a chi mandare a fare le cose. Quelli che studiano, si applicano e si mettono a disposizione degli altri. C'è chi ha uno stile, c'è chi ne ha un altro, c'è chi parte da esperienze, da competenze molto profonde, c'è chi è cresciuto con la politica. La politica può essere un posto dove si cresce, dove si impara, dove ci si confronta, dove ci si vuole bene, dove si litiga parecchio. Ecco, quest'ultima cosa vorrei farla meno, non impossibile, ma nelle immediate vicinanze. Io vorrei che tirassimo fuori un po' di orgoglio. L'avete sentito nelle parole di Francesco e di Giulio. L'orgoglio non è la presunzione, l'arroganza che ancora oggi, io lo dico con dispiacere, perché non si può salutare quello che stiamo facendo con leggerezza, con gli insulti, come stanno scrivendo molti, io li chiamo Game of Troll, una grande serie TV in cui scrivono sempre le stesse cose. Non siamo pirla, siamo persone che la pensano diversamente da voi. Siamo persone che vi hanno spiegato, lo diceva bene Luca Pastorino prima, che le cose non stanno andando nel verso giusto e non ci avete mai ascoltati. Siamo persone che, guardate, tutte quelle che hanno parlato oggi, nel 2013 hanno votato il centrosinistra, non sono molto contenti di averlo fatto, ma per la ragione opposta a quella per la quale ci accusano. E l'orgoglio sta nell'aver preso delle decisioni prima che altri si muovessero. Noi abbiamo fatto un lavoro difficile, perché prima anche quelli che sono usciti recentemente ci dicevano che avevamo sbagliato a uscire, pensate un po'. Anche questo non trasformiamo in una presunzione però, trasformiamo in un'occasione, come dire, per crescere tutti quanti insieme, perché io insisto, anche chi esce per ultimo è il benvenuto, lo dico dalla maggioranza, ma capite, dal quadro politico, non mi interessa parlare di Renzi e del PD, mi interessa parlare di quello che è diventata l'Italia. Anche chi si associa a questa sfida per ultimo è davvero il primo che ci interessa coinvolgere. E lo facciamo con molta, molta democrazia e quell'uguaglianza non la mettiamo solo sui simboli, la pratichiamo. Fatemelo dire, questo paese sta degenerando dal punto di vista del linguaggio pubblico. E non è solo colpa dei fascisti e li chiamiamo così, né dei razzisti e li chiamiamo così, è colpa di una leggerezza, di un uso delle parole ormai manomesse, che non corrispondono più ai contenuti di cui parliamo. E anche su questo il nostro presidio è stato molto serio. Vi ricordate quando abbiamo iniziato il percorso della vicenda costituzionale? Anche lì dividere il Paese sulla Costituzione. Pensate alla follia scientifica e l'arroganza che quella comportava. Quando abbiamo iniziato non ci credeva nessuno che potesse finire in un certo modo. Perti ci sembrava Giovanni Battista, girava con la Costituzione, no? E nessuno ci credeva che però ci fosse un punto essenziale per tutti noi. E l'abbiamo praticato, l'abbiamo fatto con poche risorse, l'abbiamo fatto essendo convinti però che fosse giusto farlo, a prescindere dal risultato. Anche questo forse dovrebbe farci riflettere. Io voglio prendere un voto più degli altri, l'ho già detto, ma non si fa politica solo per vincere a tutti i costi e per comandare, come ci è stato spiegato in questi anni. E fatemi dire altre due cose, poi vi saluto e vi ringrazio, e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato perché questa giornata fosse possibile. Oggi mi scrive un ragazzo che si chiama, su Twitter si chiama Astraente, che non so se è un participio, non lo so, e dice: ma perché quello che hai pubblicato oggi che dice Corbyn non lo dite anche voi? Ma ovviamente l'ho pubblicato perché lo diciamo anche noi. Cioè non è che non lo dico per...
Ma non è solo una questione di sanità mentale pubblicare delle cose in cui ti riconosci, è che noi abbiamo cercato di spiegare da soli, con maestri, da soli con Catone, con Elli, che non è il 3 per 1000 di persone in più che cambia il valore del mercato del lavoro. Nel sistema dell'accoglienza c'è il 3 per 1000, noi siamo il 99,7, capite? Eccetera. Allora di questo dobbiamo parlare, del fatto che non ci sono più i diritti. Chi gli ha tolti i diritti? Primo problemino. E dal fatto che non ci sono più le uguaglianze minime, ci sono delle disparità clamorose e sono cresciute in questi anni. Secondo problema, del fatto che tutto questo avviene perché c'è una classe dirigente irresponsabile, non solo nella politica, anche nel mondo industriale. Diciamoci la verità. Allora, su queste partite, lo dice Corbyn, lo diciamo anche noi. Sanders ha scritto un bel libro in cui dice che gli piace l'idea di far emergere ciò che c'è di bello nella società, senza arroganza, senza l'arroganza della politica. Noi lo diciamo da sempre e non è che siamo meno interessanti, dobbiamo solo essere più convinti nel ricordarlo. Ieri citavo Naomi Klein e uno mi dice: ma siete del PD? A parte che no, perché c'è un retaggio. Ma capite che Naomi Klein dice delle cose che oggi potevano essere conteggiate tra quelle che abbiamo detto noi, per dire che cosa? Che noi la qualità la cerchiamo, che studiamo, che leggiamo, che cerchiamo di rappresentare valori e cose più grandi di noi, come ha fatto benissimo Elli qualche secondo fa. Che abbiamo bisogno di un'azione corale e politica, bisogna crederci però. Non fatevi etichettare degli altri, finisco su questo. Adesso, siccome la sinistra è una parola troppo impegnativa, ho visto che c'è sinistra-centro. Ma che minchia è? Cos'è la sinistra-centro? È un'indicazione, dice, non trovo. Immaginate, no? Su una rotonda, dice, dove vado? Sinistra-centro, uno si fa anche del male, dico io. Oppure queste forme un po' archeologiche, rifacciamo il centro-sinistra, quello. Adesso c'è bisogno di fare le cose bene, senza guardare agli altri. Una politica che parla solo di quelli con cui si allierebbe forse magari, non interessa a nessuno. L'importante è avere qualcosa da dire noi e farlo tutti insieme, come avete visto oggi. Se oggi fosse la fotografia della sinistra italiana, domani avremmo la campagna elettorale della lista unica. Vi pare poco? Io insisterò con tutti gli interlocutori. Quindi uno scenario internazionale, cose che abbiamo letto da altri che portiamo a casa, il nostro impegno. E aggiungo un ultimo passaggio, credetemi, questo più doloroso. A me non interessa attribuire le colpe, però questo paese sta andando a destra, io ve lo dicevo già in un'altra occasione come questa qualche tempo fa, sta andando a destra perché, come ricordava Luca, gli è stato preparato il terreno, perché mancava solo l'immigrazione, ma era l'ultimo capitolo, io lo dicevo sempre, no? Finora reggono, quest'area di governo strampalata regge perché tiene un punto di civiltà sull'immigrazione, hanno perso anche quello. Minniti, la cui politica da energumeno, no? Perché ormai ne rappresentano, è la rappresentazione di quello che la destra ha sempre chiesto che si facesse, il blocco, l'accordo con i regimi per tenerseli là. Erano le cose che faceva Berlusconi con Gheddafi. Lo stesso abbiamo fatto con l'articolo 18, lo stesso abbiamo fatto con l'ambiente. C'è un curioso dibattito, e perdonatemi altri 10 secondi, in cui è tornato Veltroni, che è sempre interessante, e dice: non parlano più di ambientalismo. No, non è che non parlano più di ambientalismo. Hanno fatto il contrario dell'ambientalismo con lo sblocca Italia. Lo hanno fatto perfettamente. Il nostro amico Tommaso Montanari si farà esplodere perché ha fatto la battaglia per spiegare articolo per articolo lo sblocca Italia. Allora, non mi interessa parlare male di quello che è successo e di chi è stato, però è successo, è andata così, è andata che con il governo, anche lì fatto con il trucco, perché c'era un Alfano comodo, c'era un Formigoni, visto che ci apprestiamo a fare le regionali, anche lui torna di moda, c'erano quelli di destra buoni come Verdini, gli interlocutori costituenti, e hanno voluto fare i furbi e fare un governo di 5 anni così. Possiamo pensare che noi altri ci mettiamo a fare qualcosa di diverso? Solo questo, senza parlare di loro, ma portando una politica che sia radicalmente diversa.
anche, e finisco davvero, nelle modalità, nella costruzione del consenso, nel rapporto di civiltà. Se sono violenti con noi, noi non lo saremo mai violenti con loro, né che se vengono dall'estrema destra né dal centro, questa roba strana. Non ci interessa, ci interessa raccontare un paese diverso. E sapete perché? Perché abbiamo forse un'idea diversa del mondo, lo posso dire, rispetto ad altri. A me del potere per il potere non è mai fregato niente, lo ricordava la Forgia prima. Noi potevamo fare i ministri, i sottosegretari, trovare delle carriere più agevoli. Soprattutto Cavalli ha scelto delle strade stranissime che non ha mai capito nessuno. Quasi, lui ha esagerato. Però capite che a noi interessa arrivare per fare delle cose che siano utili, e torno sull'utilità, che siano ricche, ma che siano ricche per tutti, non per qualcuno, perché anche a noi interessa un'Italia più ricca e più forte, nei fondamentali, nel riscatto che la scuola consente a chi parte svantaggiato, nell'idea che ci sia una civiltà del diritto da osservare sempre, nell'uso corretto delle parole, della politica e del potere. È un punto d'arrivo a cui teniamo troppo. Per questo abbiamo prenotato una sala, invitato Giulio, ascoltato tutti voi e promosso un lavoro così certosino e così appassionato. Altrimenti non l'avremmo fatto. Ecco, io vi chiedo di tenere questa piccola lezione, di portarla con voi e di moltiplicare dappertutto le ragioni che avete sentito oggi, di farle diventare un messaggio che sfidi gli altri, di non avere paura, perché l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura davvero è la paura che circola, che fa diventare tutti nervosi, spaventati, che fa temere della propria sicurezza familiare. Ecco, su questo noi abbiamo una grande responsabilità. E a chi vi dice che siamo piccoli, io consiglierei di aspettare le elezioni politiche. La nostra è sempre stata una sfida politica, lo sapete. Era una sfida in controtendenza, perché quando abbiamo posto i problemi non li notava nessuno. Adesso leggo editoriali interi, ci sono dei supplementi dei giornali, no? Prima lo dicevo io e sembravo un cretino, però questa cosa, questo percorso, come dire, ci deve rendere consapevoli di una missione che è piccolissima, ma che alle elezioni politiche nessuno può prevedere quanto prenderà. E non avete paura degli arroganti, perché è esattamente per questa ragione, vi ringrazio, è per la loro arroganza che perderanno ancora. È per la loro arroganza che perderanno quelli come noi, è per la loro superficialità che non si renderanno conto che le cose sono esattamente come le abbiamo raccontate oggi, molto complesse, i numeri devono tornare, ma purtroppo gli do una bruttissima notizia, Davide Serafin nel mercato di agosto l'ha preso possibile, quindi i conti giusti li farà lui. Grazie di cuore. E senza farvi spaventare, domani convocate il vostro comitato, cercate sulla rubrica gli esponenti MDP, DC, di Rifondazione Comunista, di chi vorrete, fatelo in totale. Io sono federalista molto più dei finti maronisti locali. Io penso che la politica si debba organizzare nei territori, scegliete insieme le persone da candidare, iniziate a pensarci, non deve essere nostro per forza. Mi spiego, perché poi le differenze avete visto che sono a volte impalpabili tra una componente, una sigla e l'altra. Scegliamo le persone migliori da mandare in Parlamento, anche al posto nostro, perché come dicevo, poi sarà questione di preferenze, di una sfida aperta in cui contano i voti di ciascuno di voi. Non è difficilissimo, però facciamolo, perché se no non funziona. Grazie ancora. Grazie. Ciao.